In questi mesi non siamo stati fermi assolutamente, abbiamo continuato nella nostra azione di informazione della cittadinanza, di presentazione di 200 firme alla soprintendenza richiedendo una tutela del bene culturale della Cascina Monasterino che risale al 1140, di valore enorme dal punto di vista storico-culturale. E quindi abbiamo ottenuto già dalla soprintendenza, diciamo, un primo risultato, perché in questi giorni abbiamo avuto notizia di un parere espresso appunto dalla soprintendenza che dichiara aperta la procedura per un vincolo futuro sul bene, e questo ci fa molto molto piacere. Però noi stiamo andando avanti comunque in un'azione di informazione, di sensibilizzazione, perché riteniamo che questo progetto sia devastante per il territorio e non porti benefici assolutamente alla collettività di Manerbio. È un megaprogetto riassumibile in questo dato: volumetria pari a 1 milione di metri cubi, che vuol dire la volumetria di 2000 villette ammassate insieme. Quindi già questo dà l'idea dell'insostenibilità di un progetto e di una vecchia, vecchia logica della cementificazione di terreno agricolo, di consumo di suolo, di impatti molto, molto devastanti rispetto alle matrici fondamentali di acqua, aria e suolo, cosa che non possiamo assolutamente permetterci, perché ricordo a tutti che è di questi giorni la notizia che sono state misurate 410 parti per milione in volume di anidride carbonica, di CO2, nell'atmosfera, e questo dato ci deve far riflettere ulteriormente tutti per l'esigenza assoluta che abbiamo di fare azioni virtuose per ridurre drasticamente le nostre emissioni di CO2 in atmosfera. Stiamo parlando di 130.000 metri quadrati di area che è attualmente inedificata, agricola, anche se da alcuni anni è zonizzata nel PGT come zona edificabile di carattere produttivo. Ma questo non vuol dire che si deve per forza cementificare, e cementificare in questa vecchia maniera che non ha più assolutamente nessuna ragione di essere praticata.